revoca delle sanzioni consentirà a Teheran di incrementare anche le esportazioni di gas. L'Iran ne detiene la più grande riserva al mondo dopo quella appartenente alla Russia. Anche in questo caso, però, la crescita dell'export avverrà in maniera graduale. L'economista Giuseppe Sacco. Lì c'è un importante giacimento che il paese divide con il Qatar. Però il gas è una situazione un po' più complessa perché c'è il problema degli impianti di liquefazione, perché non è previsto per ora almeno gasodotti che vengano dall'Iran. Dunque i prezzi contenuti degli idrocarburi, dovuti anche ad altri fattori come il rallentamento della crescita dell'Asia, aiuteranno le nostre imprese a crescere, ma per le aziende stanno per dischiudere anche nuove importanti opportunità legate all'apertura di un mercato potenziale composto da 80 milioni di persone. Per intercettarle, il ministro dello sviluppo economico Guidi sta per avviare una missione economica e imprenditoriale in Iran. Secondo la SACE, il gruppo che fornisce assicurazione per il credito all'export, l'incremento delle esportazioni italiane verso l'Iran sarà pari a quasi 3 miliardi di euro in 4 anni. La sfida sarà ora quella di recuperare le quote di mercato perse negli ultimi anni. Prima delle sanzioni eravamo il primo partner economico e commerciale del paese. Sentiamo Licia Mattioli, presidente del Comitato Tecnico per l'Internazionalizzazione di Confindustria. I rapporti con l'Iran sono sempre stati buoni anche in questi anni. I nostri produttori sono molto stimati e soprattutto nel campo dei macchinari, la perdita complessiva delle nostre esportazioni sui macchinari. Soprattutto per questi che sono riconosciuti di altissima qualità, ci sarà secondo me un recupero più veloce. Poi incrementi e recuperi saranno anche in altri settori, che sono nell'energia, dove noi eravamo molto forti.